Vincenzo Antonio Tucci, direttore dell'Archivio Storico Diocesano. Siamo qua a Belmonte per la 30ª edizione del premio Galeazzo di Tarsia. Buonasera a tutti, sì, è un bellissimo traguardo. Dopo per 30 anni è stato, diciamo, istituito questo premio, per cui ci troviamo di fronte a una vera e propria istituzione calabrese. Sono contento di trovarmi a Belmonte perché nel nostro archivio, cioè l'archivio storico diocesano di Cosenza, è presente un po' tutto l'archivio delle chiese di questa città, con la presenza dei volumi, dei libri parrocchiali, sia di battesimo, di matrimonio e di morte, e che un po' racconta tutta la storia della nostra città di Belmonte, a iniziare dal 1634. Quindi, diciamo, è un patrimonio importante, ricco, che non attende nient'altro che lo studio da parte proprio degli abitanti di Belmonte, per una conoscenza del territorio e della propria storia.